A Salute in Rete oggi parliamo di formazione in compagnia del presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Luca Pallavicini, vicepresidente peraltro di Iscot Liguria, l'ente di formazione di Confcommercio. E con noi c'è anche la dottoressa Emanuela Di Girolamo, co-titolare dell'associazione Rinascita Vita Onlus, che ha preso parte alla prima edizione del corso per responsabili di struttura socio-assistenziale residenziale o semi-residenziale. È proprio di questo che ci occupiamo oggi, perché sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso. Un'opportunità preziosa, direi, Luca Pallavicini. Intanto parto chiacchierando con te. Vado un po' a descrivere sommariamente. 400 ore tra teoria e project work. Ecco, di che opportunità si tratta, Luca? Beh, guardate, io credo che sia stata veramente una cosa molto, molto sentita, molto partecipata da parte della Regione Liguria. L'assessore Cavo ha preso in considerazione quanto è stata la proposta di Confcommercio Salute e di Iscot. Alcuni soggetti, e mi riferisco alla dottoressa De Astis di Alisa, ha cercato di mettere insieme, voglio dire, un corso che in qualche modo potesse soddisfare tutte quelle esigenze naturali delle strutture sociosanitarie, poi che entrano a grande titolo nei LEA sociosanitari per far sì che questa figura avesse una formazione specifica funzionale proprio per operare in qualità di dipendente, come libero professionista, come sociolavoratore all'interno di un inquadramento sicuramente molto importante per la vita delle nostre strutture, per l'assistenza adeguata che dobbiamo in qualche modo obbligarci come direttori ad offrire alle persone che entrano nelle nostre strutture e dà una possibilità di lavoro in tutte quelle organizzazioni di servizio alle persone, sia residenziali che semi-residenziali. Quindi è stato fatto veramente un lavoro molto, molto attento, molto preciso. C'erano degli altri corsi che si potevano sicuramente copiare dalle altre regioni, ma direi che questo ha quelle caratteristiche tali che in qualche modo va a toccare tutte le dinamiche, tutti i metodi e tutto ciò che può essere utile proprio per il buon funzionamento della struttura sociosanitaria. Tessuto di strutture di qualità. Alla base non può non esserci la formazione. Pallavicini, continuo Assolutamente su no, questo aspetto. assolutamente no. Anche perché guardate che all'interno di questo corso di formazione, che è un corso di formazione che in qualche modo a 360 gradi va a colmare tutta una serie di lacune che possono nascere, voglio dire, all'interno di un'organizzazione che partono dall'amministrazione contabilità, gli strumenti per la misurazione del customer satisfaction, la gestione di rapporti con i clienti. Ma quello che più approfondisce il progetto tecnico organizzativo della struttura del servizio, no? Quindi sono quelle cose che tanti imprenditori, tra virgolette, del nostro settore hanno per in qualche modo acquisita, no? Negli anni di attività, ma che poi in qualche modo no, la possono in qualche modo dare e trasferire a dei propri collaboratori, ma che non hanno una competenza e una formazione completa così come il corso vorrebbe dare, perché si parte e si dà tutta una gestione dei dati e dei processi della struttura, la politica della qualità, la gestione delle risorse umane, la gestione della struttura e dei servizi in convenzione con gli enti pubblici. Quindi, quando uno esce da questo corso di formazione, direi che ha proprio la consapevolezza di quello che deve fare per tutelare l'azienda, per tutelare gli anziani che gli vengono affidati, per tutelare anche i propri collaboratori che in qualche modo poi coordinerà. Credo che Certo. questo sia fondamentale, importante e vada riconosciuta a tutte queste persone che poi portano avanti un corso di 800 ore, ma che sono parte integrante a volte spesso di qualche struttura perché vi lavorano già dentro. Certo. www.iscot.liguria.it per le info, maggiori info ovviamente, quindi diamo anche riferimento web per approfondire, però approfondiamo ulteriormente con Emanuela. Allora, intanto, un po' la tua esperienza in merito. Prima stagione del corso, che è stata davvero fortunata, con attestazioni riconosciute, grande soddisfazione, io direi da una parte e dall'altra, e credo che in questo senso Luca non mi stia sbagliando, ecco, nella valutazione complessiva del percorso. Il percorso da dentro, ci interessa un po' la tua testimonianza, anzi è preziosissima, Emanuela. Allora, il percorso è stato impegnativo, lungo e capitato in un periodo particolare, perché nel periodo pandemico, e quindi è stato eccezionale per svariate ragioni. Uno, Certo. per i contenuti. Due, perché questo corso ha permesso a tanti direttori di struttura, già che facevano questo lavoro in settori differenti, no? Perché io, per esempio, mi occupo di disabilità, ho avuto a che fare
con persone che si occupavano di strutture per anziani. Abbiamo avuto l'opportunità di fare rete, di costruire rete, dare rapporti, di sostenerci in un momento difficile dove fisicamente eravamo costretti a stare a distanza, no? Ed eravamo in difficoltà perché stavamo affrontando una situazione difficile per svariati, per motivazioni che conosciamo bene, no? Certo. Lockdown, chiusure e insomma ci siamo ritrovati un po' a combattere contro una cosa nuova. E qui proprio nasce, cioè, questa esperienza ci ha dato la conferma che un corso di formazione specifico per noi che dirigiamo le strutture è fondamentale. Non ci si può improvvisare in questo lavoro. Io sono Assolutamente. 20 anni che dirigo Rinascita Vita e tutto quello che ho imparato l'ho imparato nella pratica, sperimentando, tentando, rubando informazioni a destra e a sinistra. In questo lavoro non ci si può improvvisare perché l'improvvisazione poi genera piacevoli episodi, no? Come quelli che ogni tanto si sentono in televisione. Noi vogliamo fare assolutamente la differenza, prendersi cura di persone disabili, anziani, dipendenti da sostanze, eccetera, eccetera. È un lavoro impegnativo, bisogna essere preparati. Questo corso prepara Certo. adeguatamente le persone che devono gestire. Poi essere direttori di queste strutture sociosanitarie convenzionate e non richiede delle competenze infinite, perché bisogna avere competenze riguardo all'igiene, riguardo ai bilanci, all'etica, alla HACCP, alla presa in carico, alla sicurezza, alla privacy. Cioè dobbiamo essere un po' tuttologi e quindi la Certo. volontà era quella di non diciamo, affidare tutte le responsabilità e le competenze alla direzione sanitaria, ma trovare una figura professionale che lavorasse in simbiosi, no? In collaborazione, Luca, giusto, con la direzione sanitaria e che avesse una formazione adeguata. Anche perché nelle nostre strutture, strano, strano, ma vero, sono richiesti titoli e certificazioni per ogni figura professionale che lavora nelle nostre strutture, fisioterapisti, logopedisti, operatori sociosanitari ed infermieri, e non è richiesta uno specifico titolo di studio per chi dirige la struttura. Certo, E questo certo. risulta un po' strano, ecco, se si vuole dare un servizio di qualità è necessario che tutte le persone che si adoperano all'interno della struttura siano sufficientemente adeguatamente preparate. E eccolo anche un po' il messaggio che, no, scusami se ti ho interrotta, concludi pure. Certo. No, quindi questo corso assolutamente fornisce tutti questi strumenti. Anzi, la cosa anche bella che è stata che noi del gruppo, no, sperimentale Luca che abbiamo dato il via a questa esperienza nuova, essendo del settore, abbiamo portato dei contributi per migliorare work in progress le prossime edizioni del corso. Quindi io lo consiglio sicuramente a tutti. L'idea della rete che accennava Emanuela mi piace molto, Luca. Non so se vuoi ancora fare una considerazione in merito, cioè l'idea che un corso di formazione nel momento in cui avviene il corso stesso porti, grazie alla rete dei professionisti che da questo percorso vogliono arricchirsi, un arricchimento ulteriore per gli altri. È proprio Ma un guarda, noi, circuito virtuoso. come diceva giustamente la Manuela, noi dobbiamo dare tutta una serie di certificazioni di persone che lavorano con noi prevalentemente. Ora, io devo dirti che ho avuto la fortuna nel 1992, quando è uscito il progetto Obiettivi Anziani, che dirigevo già una struttura sociosanitaria, di fatto, no, sono stati in qualche modo equiparati i direttori di struttura già allora, e ho portato avanti questa mia esperienza facendo poi ognuno i propri corsi specifici. Ma devo dire che tutti i corsi specifici non sono in qualche modo collegati e con colleganza con tutte le attività all'interno delle nostre strutture, no? Perché se io vado a fare un corso per l'HCCP, giustamente, che mi stava così sollecitando la dottoressa Emanuela Di Girolamo, non mi dice come ha la ricaduta all'interno del mio mondo. No? L'HCCP è un qualcosa che controlla, no, il fattore della ristorazione, ma che si limita a quello, no? Mentre invece noi poi abbiamo tutto un altro aspetto, che è la preparazione, la somministrazione, gli OSS e gli infermieri che devono in qualche modo collaborare per la giusta somministrazione. Quindi la colleganza tra tutte queste varie funzioni è, secondo me, fondamentale.
E poi l'altra cosa che secondo me ha molta importanza, detta della Manuela, che ognuno di noi, per la propria parte, ha fatto dei corsi più specifici in un settore piuttosto che nell'altro. Mi riferisco a procedure di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento. Ci sono persone che, imprenditori, che ne sanno un po' di più, altri che ne sanno un po' di meno, che si legano poi a dei professionisti sul territorio, no? Procedure sanitarie dei servizi, piani individualizzati di assistenza, procedure assistenziali dei servizi sociosanitari. Ecco. Questa, per esempio, queste tre classi, tra virgolette, di attività, di apprendimento, di formazione, se messe insieme, no, e in qualche modo lavorate, così come sono state lavorate da Emanuela, che si occupa di disabilità, alcuni dei nostri che si occupavano di anziani, altri che si occupavano di minori, ecco lì che in quel momento, no, c'è messa a disposizione la formazione di tutti, e quindi una formazione a cascata che in qualche modo va a formare anche quelle lacune che in qualche modo anche sotto il profilo didattico spesso e volentieri non emergono. E devo Certo. dire che queste 9 persone che sono state in qualche modo, secondo me, ecco, sono state in qualche modo qualificate, erano già qualificate di loro prima, no? E questo ha consentito a ISCOT di accogliere tutte quelle che erano le loro, tra virgolette, osservazioni e far sì che questa seconda edizione che in qualche modo andremo a proporre sarà un'edizione sicuramente molto più performante, sarà un'edizione che affronterà determinate problematiche più di dettaglio, supererà altre, sarà più leggera su altri aspetti, ma sicuramente le persone che verranno formate nel prossimo futuro saranno delle persone che potranno trovare lavoro sicuramente all'interno, voglio dire, del nostro mondo. Un mondo che purtroppo è molto penalizzato dagli eventi, dai fatti bruttissimi che sono accaduti a Palermo, sono accaduti in Imperia, sono accaduti in Emilia-Romagna la settimana scorsa, no? Ogni tanto si sentono di quelle strutture che non sono adeguate nei termini del personale, nel termine dei responsabili, nei termini, voglio dire, di imprenditori che forse hanno pochi scrupoli nel far sì che questo diventi solo ed esclusivamente un business. Noi non pensiamo, e io, Emanuela, credo che insomma sono tanti anni che ci lavoriamo, di averlo fatto sempre rispettando quelli che sono i principi di onestà, di etica, e pretendiamo e crediamo proprio di essere coloro che vogliono portare, voglio dire, un vento nuovo all'interno di questo mondo, perché questo mondo ha bisogno di essere rivisto, ha bisogno di essere ascoltato. È un mondo di grande sofferenza, che se ci mettiamo sofferenza su sofferenza rispetto alle figure professionali, non riusciamo a fare altro che del dolore, no? Invece dobbiamo poi Certo. cercare di portare all'interno di determinate organizzazioni e anche proprio all'interno, voglio dire, come filosofia, all'interno di questa formazione continua, no? Una filosofia del buon sorriso, del buon contesto, no? Di operatori che sappiano veramente cosa devono fare e essere guidati da persone serie. Ti vedevo annuire, Emanuele, e poi chiudo con te. Anzi, se vuoi aggiungere una considerazione rispetto a quanto tracciava Luca, io penso solo all'osservazione del fatto che come Confcommercio Salute, Sanità e Cura si sta cercando di sviluppare un approccio su tutti i fronti che abbracci un ampio mondo dei LEA ed è molto ampio. E in questo senso un po' gli input che sono arrivati sono esattamente gli stessi. Emanuela, così saluto entrambi e vi ringrazio. Io vorrei dire che veramente questa formazione è necessaria e anzi direi che la regione, ma non solo la regione Liguria, tutte le regioni d'Italia, su tutto il territorio, dovrebbe metterla come condizione sine qua non, nel senso che senza un titolo della direzione, cioè una formazione riconosciuta, la struttura non dovrebbe operare, a questo a mio avviso. Perché negli anni ho visto troppe persone che si sono improvvisate. Questo, a differenza di altri direttori di altre aziende, io ho studiato economia nella mia vita e mi sono ritrovata a gestire un'organizzazione no profit che si occupa di riabilitazione del malato neurologico. A differenza di altri direttori che devono far andare avanti un'azienda, noi abbiamo una doppia responsabilità perché non abbiamo a che fare con dei PC, abbiamo a che fare con degli oggetti, abbiamo a che fare con delle persone. Certo. E quindi noi ci dobbiamo occupare sia di economia, ma dobbiamo avere una conoscenza tale nel rispetto della persona e con attenzione, con verifiche costanti e continue. E questo, per fare questo ci vuole la formazione, ci vuole la preparazione, che deve essere assolutamente adeguata e questo corso, lo ripeto, fornisce gli strumenti per essere correttamente preparati. Vi ringrazio molto perché abbiamo gettato lì temi davvero interessanti, attuali, urgenti, e quindi
È stata un'ottima occasione anche per allargare la discussione. Seconda edizione del corso per responsabili di strutture socio-assistenziali, residenziali o semiresidenziali, ISCOD Liguria, Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Confcommercio, questa rete di collaborazione senza dubbio importante, iscot.liguria.it per maggiori info. Emanuela e Luca, ovviamente, grazie a entrambi e buon lavoro. Buongiorno.